È una giornata importante oggi perché finalmente diamo vita concretamente all'attuazione dell'accordo che abbiamo siglato a marzo, Regione Lombardia e ANAS, per la creazione di una rete gestita direttamente dalla Regione e da ANAS di strade lombarde. È una giornata importante perché parte un modello di gestione nuovo che io credo sia anche coerente e in qualche modo anticipa quello che stiamo discutendo sul tavolo romano dell'autonomia, la gestione delle infrastrutture, delle grandi reti, perché questa società che nasce, che si chiamerà Lombardia Mobilità SPA, è proprio il modello che per la prima volta si attua in una regione di questa integrazione tra chi ha il compito di programmare, di progettare, di vedere che cosa serve, l'ente, la regione, e di chi poi deve gestire concretamente, e in questo caso ANAS, che è una società pubblica, come sapete, e si occupa di infrastrutture anche oltre la regione, fuori dalla regione Lombardia naturalmente. Ecco, io credo che questa integrazione sia veramente il modello che dà attuazione concreta, anticipando questo tema, la richiesta che noi abbiamo fatto di avere una competenza diretta nella programmazione di che cosa serve in regione per quanto riguarda le infrastrutture. Partiamo da qui, da questa società mista Regione Lombardia ANAS. Per Regione Lombardia la Regione Lombardia sarà rappresentata da Infrastrutture Lombarde, la nostra società che già c'è, come sapete, e che rappresenta appunto l'inizio di un percorso. Partiamo dal prenderci in carico oltre 2200 km di strade ex provinciali, chiamiamo così, in parte diventeranno strade regionali, in parte diventeranno strade di interesse nazionale. Partiamo da qua, è l'inizio di un percorso. Andiamo con l'altra slide. Gli obiettivi sono manutenzione delle strade lombarde, una migliore manutenzione rispetto a quello che oggi fanno le province, non perché siano incapaci, ma perché hanno azzerato il budget, il governo ha azzerato il budget, una maggiore e migliore efficienza nella gestione, che significa più sicurezza per i cittadini, dalle buche a quello che serve per garantire percorsi efficienti per le nostre, sulle nostre strade per i cittadini. Ovviamente, siccome parliamo di interventi necessari e rilevanti, mettiamo a disposizione le risorse, e questa è un'altra novità importante. 60 milioni all'anno di risorse per rendere efficiente il nostro intervento, messe a disposizione di Lombardia Mobilità, 30 milioni dalla Regione Lombardia, 30 milioni da ANAS, perché le strade regionali e le nuove strade statali sono più o meno divise a metà, questi 2200 km, l'abbiamo fatto apposta in modo tale che poi il conferimento di risorse sia paritario, ma sono 60 milioni di euro all'anno che vengono utilizzati per la gestione di questa nuova rete. Il tutto parte il 10 marzo con questo protocollo d'intesa tra la Regione e l'ANAS, con l'adesione dell'Unione delle Province Lombarde per la nuova gestione della rete stradale lombarda di competenza statale e di competenza regionale. Siamo partiti individuando Regione Lombardia e ANAS, torno indietro, individuando 1590 chilometri come nuova rete lombarda. Da lì poi noi abbiamo fatto il confronto con i territori, con tutte le province, con la città metropolitana. Da questo confronto la rete è aumentata da 1590 a oltre 2200 chilometri. Lo vedete, le vedete sulla cartina, quelle rosse sono le nuove strade, le strade provinciali che passano sotto
la denominazione patrimonio di ANAS, quelle verdi sono le strade regionali. Oggi non esistono strade regionali in Regione Lombardia, tranne una che è il ponte sull'area Expo. No, chi va a Varese o Como passando di lì in autostrada lo vede, quel bellissimo ponte all'inizio dell'area Expo dalla parte di Milano. Quella è l'unica strada regionale che esiste. E da adesso esisterà questa rete di oltre 1000 chilometri di strade ex provinciali che diventeranno strade regionali SR. Il percorso è iniziato il 10 di marzo, come ho detto, ma doveva proseguire rapidamente, si è dovuto interrompere perché il 28 di giugno è stata presentata, come sapete, la richiesta di fallimento dalla Procura della Repubblica nei confronti della società Pedemontana, e lì abbiamo dovuto fermarci, interrompere le procedure complesse per arrivare alla definizione, ai trasferimenti, alle autorizzazioni, a tutte le pratiche da svolgere nella conferenza Stato-Regioni con il MIT e al governo per definire anche sotto l'aspetto patrimoniale la nuova rete della società. Dal 28 di giugno presentata la richiesta di fallimento. Perché? Cosa c'entra Pedemontana? C'entra perché, come sapete, in questo accordo ci sono anche due tratte che sono di proprietà della società Pedemontana, e cioè la tangenziale di Varese e la tangenziale di Como. Il fatto che queste due tratte che erano nell'accordo e che sono nell'accordo e che rimangono nell'accordo passeranno come gestione ad ANAS, ma fanno parte attualmente del patrimonio della società Pedemontana, per cui è stata presentata la richiesta di fallimento, ci ha indotto per prudenza ad aspettare l'esito di questa richiesta avanzata dalla Procura. Oggi possiamo dire con ragionevole certezza che la richiesta di fallimento sarà respinta, però lo sappiamo da tre giorni, da due giorni, dal 4 di dicembre, quindi possiamo riprendere tutte le operazioni che abbiamo dovuto interrompere dall'inizio di luglio in questi sei mesi. Quindi ripartiamo da oggi il percorso che avremmo voluto e dovuto far partire da luglio, ma che non siamo riusciti a fare, che non abbiamo potuto fare, che non ci è stato consentito di fare per via di questa procedura di richiesta di fallimento. Come sapete, non abbiamo ancora la sentenza, ci sarà probabilmente la prossima settimana, ma io sono ottimista, fiducioso. La Regione Lombardia ha investito molto in questa direzione, abbiamo presentato anche una lettera formale che è servita e che servirà, io credo, al Tribunale per respingere la richiesta di fallimento, perché non fare la Pedemontana costerebbe di più che farla, punto. Quindi siamo determinatissimi a completare l'opera, recuperando questi sei mesi che abbiamo dovuto perdere per questo procedimento in tribunale, ma li recuperiamo a partire da oggi. Infatti il 4 di dicembre ho scritto una lettera al Ministro Delrio e al Presidente della Conferenza delle Regioni per far ripartire tutto l'iter, che prevede una serie di interventi. Le procedure previste dalla legge Madia sulle nuove società, l'adozione da parte del MIT dei provvedimenti di classificazione amministrativa della rete e redazione dei verbali di trasferimento della proprietà dalle province alla nuova società, nonché il completamento dell'autostrada Pedemontana, che, come ho detto, adesso possiamo definire con certezza. Attendiamo prudenzialmente la prossima settimana la sentenza, ma se così sarà possiamo dire che il completamento della Pedemontana è uno degli impegni che noi abbiamo preso e che intendiamo assolutamente mantenere. Detto questo,
4 dicembre abbiamo individuato Infrastrutture Lombarde come azionista della NewCo in rappresentanza della regione. Ho detto abbiamo dovuto aspettare il 4 dicembre per via della procedura in tribunale che ho detto, il 6 dicembre, cioè oggi, l'intesa attuativa tra ANAS e la Regione per la costituzione di questa nuova società, Lombardia Mobilità S.p.A. Infine, le prossime tappe, entro il 15 gennaio l'adozione degli atti per la costituzione di Lombardia Mobilità S.p.A. e l'avvio della gestione operativa entro il 30 giugno 2018. L'avvio della gestione operativa che avevamo previsto partisse da gennaio, ma questo ritardo di 6 mesi dovuto alla procedura fallimentare partirà entro giugno 2018. La buona notizia è che appunto pensiamo di aver raggiunto l'accordo con le banche, anzi abbiamo raggiunto l'accordo con le banche, quindi pensiamo che questo servirà ad evitare la procedura di fallimento da parte della società piemontana, e questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che abbiamo dovuto ritardare 6 mesi l'avvio della gestione operativa della nuova rete stradale lombarda, non per responsabilità nostra, non per lentezze burocratiche come qualche giornale ha scritto, ma per rispetto del procedimento penale in corso, e che ha, partendo dal 28 di giugno, richiesta di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla sospensione delle nostre attività per 6 mesi. Detto questo, manteniamo tutti gli impegni, quelli scritti nell'accordo, quindi questa rete, che è aumentata rispetto alle previsioni iniziali, sarà la rete che entro giugno di quest'anno sarà gestita dalla nuova società, comprese quindi le due tratte di competenza della società piemontana, le tangenziali di Como e di Varese, che passeranno nella gestione di ANAS come previsto nell'accordo. Questo inconveniente non modifica, questa procedura fallimentare non modifica gli impegni presi, ha solo costretto a rinviare di 6 mesi la presa in carico. Tutto qua. Avremmo preferito farlo, ma insomma era giusto rispettare i tempi di questo procedimento, quindi si sposta solo di 6 mesi la presa in carico, ma tutto il resto, gli impegni presi, il progetto e la novità di questo accordo rimangono confermati. Io ho concluso, lascerei la parola al Presidente.